È inutile che venga anche tu. Riposati, domani avrai molto da fare. Ma che cos'è? Ah, niente, stavo pensando. Sei preoccupato per quell'annuncio alla radio? No, è per i ragazzi. Sono sempre pronti a criticare. Adesso sono morti di sonno. Ma tu vedrai domani. Ricominceranno. Ogni passo una discussione. Se ti aspetti che cambino, ogni giorno i problemi aumentano. Prima di giocare la pelle, la gente vuole ragionare con la propria testa. Ma è giusto, ne hanno il diritto. Chi dice il contrario? Ognuno deve essere responsabile di se stesso. Ma quando torniamo, lascio il comando della squadra. Fa ridere. Io me la sento di pagare di persona. Una responsabilità per la vita degli altri è una cosa difficile, insomma. E chi se la dovrebbe prendere? Gli è meglio di me. Ti domando chi? Ma insomma, tu non hai mai dei dubbi. Perché mi vuoi convincere per forza? Io non ti voglio convincere. Stiamo facendo la guerra più difficile e complicata, sempre staccati dai comandi, con mille questioni da risolvere. E nessuno che ti dica mai hai fatto bene o hai fatto male. O te lo dicono dopo perché prima è impossibile. Eppure ogni giorno un piccolo passo avanti si fa. Questo lo capisco. Ma gli altri? Franco, per esempio. Franco ha delle qualità. E sai qual è il metodo per tirargliela fuori? Dargli una responsabilità, farlo agire mettendo lui al primo posto. Non sei d'accordo? Ma sì, sono d'accordo. E adesso vatti a riposare. Io non voglio parlare con te, ma ci casco sempre. Ma qualche volta un po' bisogna chiacchierare. Mi accomodo qui. Sì, domani non fare lo stupido. E adesso fammi tu la lezione di tattica. Ancora Marco. E mio marito. Ma mi pare che si cominci di mattina presto a giocare qui, eh? Caro sergente, da due poveri vecchi non resta altro. Beh, io me ne vado. Faccio una mano io. Sì, sì, vuole decidere, sì. Un altro. Subito. Funziona quel biliardino? Sì. Quant'è? 20 lire. Mi dia un gettone, per favore. Ecco. Conosco. Antonio non viene più qui, l'hanno arrestato l'altro mese. Andatevene subito. State attenti alle pattuglie. In città c'è lo sciopero. Morto? 8.000. Ha vinto una bottiglia. Ehi, che c'è? Hanno vinto e se ne vanno. Chiamali. Giovanotti! Bevetevela voi, se sono così stupidi ve la offro. Ehi, vieni qua. Qualcuno ne ha pure diritto. Beh, quei ragazzi che ce la beviamo. No, questo è presto peggio per noi.
Avete paura di montare? Salite, salite, li facciamo funzionare noi, però. Siete in licenza? Sì. Volete vedere le carte? No, siete i nostri ospiti. Al posto di blocco. No, non c'è bisogno. Dai, 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 cammina, cammina, cammina. Figli di cani, intanto siamo passati. Principale è pericoloso, proviamo là. Sono le 9, tocca a me. Guarda un po' quei due, sono scesi da un tram. Si vede che hanno i piedi piatti. Chissà cosa vanno cercando qui. Cominciamo noi lo sciopero? Tra poco. La commissione cercherà di tirare in lungo, in modo che la sospensione duri il più possibile. Ehi! Dice me. Conosci Pietro? Non conosco nessun Pietro. Non fa niente, grazie. Conoscete Pietro? Sì, venite con noi. Andiamo. Ma siete matti? Avanti, su. Chi è che vi ha mandati qui? Ma cerco Pietro, devo dirgli una cosa urgente. Qualcuno stia attento alle uscite. Se venite a fare la spia. La spia, eh? Su, andiamo, non scherziamo. Fate bene a fare la guardia, ma qui si tratta di un'altra anche cosa. Anche alla San Giorgio hanno detto così. Poi quando c'è stata la retata anche loro erano dalla parte dei fascisti e dei tedeschi. Ma noi siamo partigiani, abbiamo perduto i collegamenti scendendo a Ponte Decimo. Chiedete a Pietro e vedrete. Qui non c'è nessun Pietro, ti sbagli. Era con noi in montagna, ha organizzato la prima brigata, poi è tornato in città. So che era in contatto con la vostra fabbrica. Lui sa sicuramente quale doveva essere il nostro obiettivo. E che razza di azione doveva essere? Non inventate storie. Non è possibile. Fin qui i partigiani non ci sono mai arrivati. In città e nelle fabbriche ci sono le SAP e i GAP. Dovremmo prendere un carico d'armi. Solo questo sappiamo. Probabilmente da una fabbrica. Il mio nome di battaglia è Lorenzo e lui il biondo. Ogni minuto che perdiamo aumenta il rischio per noi, per voi e per quelli che ci aspettano a Ponte Decimo. Hai detto il biondo? Sì, il biondo. Lo sai, giovanotto, che hai una taglia di 100.000 lire sulla testa? E lo fate scendere in città anche lui? È proprio la faccia del manifesto. Dopo l'azione dello scalo, vero? Sì, 2 mesi fa. Con Ottavio e Tartaruga? Esattamente. È da allora che sono andato in montagna, ma non sapevo che avessero messo la taglia. Scusate, ma qui dobbiamo stare attenti ai provocatori. Pietro proprio non c'è, ma io di Ponte Decimo ne so qualche cosa. Usciamo subito. Avete fame? Piuttosto. Chi è un pezzo di pane? Io corro ancora qualche grazie. Cosa. Sì, sì, grazie. Siete armati abbastanza. Non vi preoccupate. Di, quello sta attento a non perdere la mano. Vedi, biondo. Allora, meglio andiamo. Andiamo. A chi se lo immaginava che erano amici? Sì, sì. Aspettate un momento, vado a prendere le biciclette. Però... mi somiglia proprio, eh? Già. Andiamo via.
Ieri c'è stata la riunione del comitato, la fabbrica che aspettava i partigiani e l'ALMA, un reparto dell'ottica meccanica. Vi sono pochi uomini, circa 200, e fuori della città perché costruisce apparecchi molto delicati e hanno paura dei bombardamenti. Tu devi cercare Marco e dirgli il treno è arrivato. Lui ti risponderà, la stazione è pronta. Come si fa ad arrivarci? Abbiamo visto dei posti di blocco. Per questo vi ho accompagnati fin qui. Prendete la strada laggiù, ha ancora un paio di chilometri. Non c'è pericolo che vi sbagliate, c'è una grande grua a vapore, vedrete. Va bene, faremo presto. Ora andate ragazzi, andate. Arrivederci, eh? Arrivederci. Arrivederci. E bocca al lupo. Grazie. Sicuro che si rifaranno sulle fabbriche più piccole. Sciopero politico, dico. Buongiorno, ingegnere. Ciao. Se fosse per le paghe ci starebbero. Eh già, ci crede lei? Comunque a tirare troppo la corda. A tirare troppo la corda sono loro. La gente è stufa della guerra. Non vorrei mica farmi lezione adesso. Queste cose me le dicevi un anno fa, le ho capite fin da allora. E poi non voglio diventare troppo rivoluzionario.